Ma lo sai che se vendi su Amazon potresti essere vittima di qualche truffa da parte di alcuni malintenzionati? Ti dico tutto tra poco. Ciao, sono Riccardo Lievi, sono un dottore commercialista, uno dei titolari dello studio Lievi che ogni giorno aiuta dal punto di vista contabile e fiscale chi vende su Amazon. Oggi voglio parlarti delle principali truffe che si verificano su Amazon per i venditori. Partiamo dal presupposto che ovviamente Amazon è una piattaforma ultra sicura, perfetta e fa sforzi ogni giorno per cercare di contrastare queste truffe, ma purtroppo hacker e malintenzionati sono sempre dietro l'angolo e ogni giorno diventano sempre più sofisticati. Quindi ho parlato con i clienti dello studio Lievi e alcuni di questi clienti mi hanno individuato quattro truffe molto diffuse che vorrei analizzare con te ad una. La prima truffa è la cosiddetta phishing, cioè delle truffe che avvengono via email. Tu in sostanza, che sei un venditore, ricevi delle email sostanzialmente da una fonte autorevole, magari ti sembra di ricevere un'email da Amazon stessa o anche da altri marketplace molto famosi come per esempio eBay, che ti invita sostanzialmente a cliccare su un determinato link. Purtroppo se clicchi su questo link riescono ad acquisire dei dati, per esempio i dati di accesso al tuo Seller Central, con ovviamente dei danni nei tuoi confronti, perché riusciranno appunto a entrare nella dashboard del venditore e poter compiere delle operazioni illecite. La seconda truffa è quella della cosiddetta mancata consegna. Questa si verifica se non utilizzi la logistica di Amazon, quindi non fai FBA ma fai FBM, e nella sostanza tu ricevi un ordine, spedisci il prodotto, ma l'acquirente sostiene di non averlo mai ricevuto e quindi richiede un rimborso. Quindi nella sostanza cosa puoi fare? Ovviamente fare spedizioni che siano sempre tracciate, che presuppongano che nel momento in cui viene consegnato il prodotto ci sia sempre una firma da parte dell'acquirente. Quindi cercare soprattutto per gli ordini, quelli di un valore più alto, cercare di avere delle spedizioni che siano magari più costose ma comunque tracciate. La terza truffa è quella cosiddetta sostituisci e rimborsa. Nella sostanza cosa succede? Tu ricevi un ordine per un determinato prodotto che hai messo in vendita, lo spedisci al tuo acquirente e dopo qualche giorno l'acquirente lo restituisce, chiede il rimborso. Il problema è che non restituisce il prodotto che tu gli avevi spedito, ma ti restituisce lo stesso prodotto ma in realtà che aveva comprato precedentemente e lo aveva utilizzato, e quindi ti restituisce in realtà un prodotto usato e si tiene il prodotto nuovo chiedendo anche il rimborso. Ebbene, quindi devi fare molta attenzione a quello che ti viene restituito. In questo caso, per poter prevenire queste truffe, alcuni clienti dello studio Lievi acquistano delle particolari etichette che attaccano appunto ai loro beni che spediscono, per avere la certezza che in caso di rimborso e reso, la merce che viene resa sia effettivamente identificata e sia effettivamente quella che è stata spedita all'origine. La quarta truffa è quella in cui ricevi delle email che ti richiedono la spedizione di un determinato ordine, quindi un ordine che ovviamente non è mai stato fatto, quindi sono molto specializzati questi truffatori nel mandarti particolari email e anche una sequenza di email in cui ti chiedono via via sempre più dati e sempre più informazioni per farti cadere in errore e farti spedire qualcosa che in realtà non hanno mai ordinato. Quindi mi raccomando, in questo caso spedisci sempre dei prodotti che tu visualizzi nella voce i miei ordini del dashboard del Seller Central. Bene, queste erano quattro truffe che mi hanno segnalato i clienti dello studio Lievi che potrebbero verificarsi per i venditori su Amazon. In ogni caso il suggerimento è quello di segnalare sempre qualcosa di sospetto ad Amazon e proteggere quanto più possibile il tuo account. In ogni caso, se hai
qualche domanda da fare o qualche truffa da segnalare a chi segue la community di questo canale, chi segue questo canale, inseriscila pure sotto a questo video nei commenti e sarai davvero utile a tutto il canale. In ogni caso, se hai bisogno di una sessione di assistenza personalizzata su aspetti contabili e fiscali delle vendite su Amazon con me o con uno dei professionisti dello studio allievi, trovi il link nella descrizione sotto questo video per poterla prenotare. Con oggi è veramente tutto, ti do appuntamento al prossimo video relativo ai venditori su Amazon. Ciao, alla prossima!